Classe 1006, terzo classificato, il numero 37, Domenico Marchio. Attenzione agli scatti, che l'Asomil non ne abbiamo. Attenzione. Signora, prendete il ghiaccio, signora. Secondo classificato, il numero 38, il pilota più alto d'Italia, isole comprese, Antonino Germano. Deve fare il giro perché sotto il gazebo investe. Vince la classe N1006, il numero 36, Giuseppe Aricò. E comunque non gli era bastato aver fatto già un gran tempo, ha dovuto dare un bacetto al guardrail dell'ultima marcia. Scatenato Aricò, scatenato, un applauso ad Aricò, uno dei pilastri della scuderia piloti per passione.